Ed eccoci qua, ragazzi, bentornati sul mio canale. Qui è sempre Uchika Gamer che vi parla e siamo tornati su Horizon Forbidden West. Siamo qui con Aloy e il capo qua, il maresciallo qua, Tenak, e siamo giunti al bastione in quanto abbiamo bisogno di una mano. E quindi dobbiamo parlare con questo, perché si devono ricongiungere con gli altri clan, fare una sorta di prova per eleggere non so che cosa, un altro maresciallo probabile. Galla sta puntando al bosco. E Ma anche no. questa guerra sta funzionando. Beh, l'hanno presa bene. Una straniera e un maresciallo L'altro menomato. giorno ho fatto Che un buon risultato spettacolo. nei terreni di Mi ricorda la mia infanzia. Ho preso mezza mostrina. Non so cosa sia stato peggio, Per tra l'essere emarginata o favore, io conto venire solo le fissata con mostrine sto massime. tuo. Nel tempo che ci Preferirei metterei a prendere essere una mostrina massima emarginato. in una sfida, potrei ottenere il Ne ho triplo intento delle tu. mostrine. Mi scusi, signora guardia? Siamo qui per Tecotte. Facci entrare. Torna il possente figlio del cielo. Lodi ai dieci. Il tuo capo ha chiesto l'invio immediato dei partecipanti al Kurrut. Volevamo accertarci che i tuoi non si fossero persi. Capisco. Regalla deve aver colpito duro se il capo deve inviare messaggeri simili. Lei ha sconfitto il campione di Regalla, Grudda, all'ambasciata. Una lotta onorevole. Ho impedito ai miei soldati di andare all'ambasciata. Così come ho deciso di non inviare sfidanti. Se combatteranno sarà qui, per proteggere le mura e il clan. Quel muro non vi difenderà. Non dalle macchine che controlla Regalla. Sono già alle vostre porte. Cosa ne sai tu delle battaglie che il bastione ha superato? Del sangue che bagna la pietra. So che non è nato per fare da scudo a un codardo. Eri un grande guerriero un tempo. Ora non più. Dia e Carro, con il dovuto rispetto, che i nostri sfidanti rimarranno qui e resteremo tutti al sicuro dietro il bastione. Lo sapevo. Le parole sono inutili con lui. Dovremo ucciderlo. Sarà dura con queste guardie. Stai ascoltando? Resteremo al sicuro dietro al bastione, ha detto. Aspettami qui. Voglio guardare il muro più da vicino. Cosa? Perché? Perché? Perché il muro non regge! Il muro è un muro, si può sfondare. Quelli sono fatti. Quelli hanno macchine d'acciaio. Potrebbe essere meno solido di quanto creda Tecotte. Devo scendere alla base e controllare. Fa già. Dimostriamogli che il suo tanto decantato bastione in realtà è un muro fatto di cartapesta. Resteremo al sicuro dietro alle mura del bastione, certo. Lavoriamo sulla tua difesa. Permesso. Il vostro capo è un codardo, è un coniglio. Non dovreste eleggerne uno nuovo. Fate prima. Hop. Ti arrendi, straniera?
Non ci contare. Devo allontanarmi un po' dal muro per esaminarlo nel modo giusto. Allora, vediamo un po'. Va bene, esaminiamo questo muro. Va bene, esaminiamo questo muro. Come pensavo, c'è qualcosa di metallico. Le rocce interferiscono troppo. Devo avvicinarmi. Ma come? Potrei arrampicarmi sul lato sinistro del muro, vicino alla cascata. Andiamo vicino alla cascata. Ma facciamogli vedere come cade giusto nel muro. Dell'acqua scorre nel muro. Verso una cavità, forse. Basterà poco per smuovere queste rocce. Permesso. Allora, eccoci qua. E ora esaminiamo di nuovo il ferro. Un nucleo d'energia. Potrei farlo saltare. Ma come? Beh, qui non posso fare altro. Meglio tornare da Cotallo. E torniamo indietro. Potevamo farlo saltare in aria. Andiamo a riferire che c'è sto problemuccio a Cotallo, così che non dovremmo uccidere Kotek, sembra il verso di un pollo il nome, tra l'altro. Vabbè, cosa ci focus. Non potevamo aspettarci niente di meno dal nome di un codardo, se non il verso di un pollo. Vero, Kotekko? Kotekko? Allora, bastione. Eccoti qua. No. Dov'è il nostro amico? Dov'è il nostro amico menomato? Cotallo? Dov'è il Cotallo? Dov'è Cotallo? Cotallo? Dove sei, Cotallo? Ma dov'è finito? Dove caspita è finito Cotallo? Cotallo, Cotallo, Cotallo. Vieni, scambia. Mi dice che è da quelle parti sulla sinistra. Io non l'ho visto mica. Mettiamo che il capo riesca nel suo. Una pace duratura con i cani. La straniera dovrebbe stare più a voi, che facciamo? Commerciamo. Attraversiamo il confine senza problemi. No, questo non è Cotallo. Dov'è? Qua sotto? Cotà, dove sei? Madò. Oh, quando devi...
Oh, quando devi trovare la gente qua a volte. Dove caspita sei finito, Cotallo? Vuoi fare affari? Non mi dire che è andato giù anche lui. Io sono salito su perché ti avevamo lasciato su. Guardalo là dov'è. Meglio usare il focus, casomai mi fossi persa qualcosa. No, non ti sei persa niente. Tanto poi le ritroveremo poi off camera. Ecco. Le guardie ti hanno vista sgambettare sul muro come un ratto. Per i 10, cosa ti salta in mente? Tecotte ha detto che lui non invierà sfidanti finché il bastione li proteggerà, giusto? Non ricordarmelo. Allora, noi lo abbatteremo. Hai battuto la testa per caso? Sono seria. Ti dico che c'è un oggetto del mondo antico lì dentro e lo alimenta una batteria. La faccio esplodere se riesco a superare lo strato di roccia e metallo. Ammesso che sia vero, ci vorrebbe un cannone per farlo. Esatto. E hai detto che i ribelli nella valle li stavano staccando dalle macchine. Andiamo. No, non mi lascerò trascinare in questa follia. E Carro ti ha ordinato di aiutarmi. Vuoi opporti come quella merda arrogante lassù? Mi sembra un paragone ingiusto. In effetti. Dai. I ribelli si sono accampati a nord-est. E quindi li affronteremo tutti quanti da soli. L'idea è questa, sì. Sei fuori di senno. Ma tanto. Non ti manca. Prima con Tecotte ho avuto l'impressione che non scorra buon sangue tra voi. È così. Se sopravvivremo al tuo piano, forse ti racconterò tutto. Ci conto. Dobbiamo battere dei cavolo di ribelli. Siamo al punto in cui erano i ribelli. Beh, i ribelli hanno appena aumentato la potenza di fuoco. Pronti? Muoversi! Lascia a me quello grosso. Tu pensa agli altri. Bene, ti seguo. No. Vediamo, di farla stealth. Nemico a terra. Là, guarda l'altro. Che voglio rimuovere tutti i suoi possibili aiuti da terra. Che già quello è un carro armato quello.
uno lì. Questo qua che si deve calmare. Eccolo là l'altro. Il problema qua è che sono tutti questi. Non ci fossero, non mi farei tutti sti problemi. Ah, adesso quello dove sta andando? Dai, vieni, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Da bravo. Ti faccio fare un bel viaggetto, ti faccio fare. Ok. Ora non dovrebbero esserci più umani. I congelanti la batteranno facilmente. Movimento. Là. Chi è che c'è ancora? Occhio. Qui c'è un cadavere, l'hai fatta grossa. Ah, oh! Rescialli caduti. Chi è? Chi sei? Dove sei? Ah, da là sopra. Hai un po' di rispetto. Nessuno riuscirà a fermarti. Posso combattere se serve. Dove andiamo? Ok. Dov'era l'arma? Di qua mi pare. Sì. Vai così. Boom! Sistemati! Adesso occupiamoci del cannone. Un po' mi scoccia trascinarlo fino al bastione. Dammi. Sono mutilato, ma la mia schiena regge. Dopo di te. Ok. Ehi, hai combattuto bene. Non pensavo di sopravvivere, ma uccidere i ribelli e quella macchina mi ha fatto piacere anticiparli per una volta. Credi davvero che quest'affare funzionerà? Lo scopriremo presto.
perlomeno non abbiamo bisogno di doverlo uccidere. Aspetta che qua c'era il falò. Che ancora non avevo attivato. Vai. Eccoci qua. Siamo al bastione adesso. Serve solo un cannone. Ti serve un miracolo. Beh, arriverà. Allora, andiamo. Bene! Devo far saltare alcune rocce per esporre la batteria. Funziona! Sono esploso. Non funzionerà. Non è uno spettacolo. Stanno giocando all'assedio. Spero che il bastione non si offenda. Forza, non rendetevi ridicoli. Lasciate in pace la montagna. È la tua ultima occasione, Tecotte. Puoi ancora rispondere alla chiamata. È la tua ultima occasione, non la mia. Vattene da qui, selvaggia, e porta lo storpio con te. Cosa hai fatto? Quel muro non ti proteggerà più, Tecotte. Ora dovrai rispondere ai carro. Mai. Mai, noi lo... lo ricostruiremo. Subito! Non siete al sicuro. Il bastione non vi ha protetto da un singolo cannone. Figuriamoci se lo farà dalle macchine. L'unica possibilità di salvezza sta nell'allearsi con il capo contro Regalla. Hai detto che non avresti inviato sfidanti con il tuo clan protetto dietro al bastione. Inviali adesso. A meno che le tue parole non valgano niente. Inviateli. Non ti ho sentito. Inviate gli sfidanti. Mi aspetto di vedere i colori del clan del cielo nell'arena. Ben fatto, maresciallo. Che ne sarà di questo posto? Dovranno fare a meno del muro. Ma meglio che vivere separati dalla tribù. Pedine per gli sciocchi intrighi di Tecotte. Se vuoi sapere come stanno, chiedi a Gerra, cappellana del clan. Se a qualcuno serve aiuto, te lo dirà. Sì, lo farò. Io vado, allora. Devo informare Carro. Ci vediamo al Kulrut. Bene. Lì ci servirà un altro miracolo. Dovrò esplorare di più per trovare le parti che cerco. Forse è il caso che salga a vedere come stanno e che parli con la cappellana Gerra. Mi conviene anche fare scorte prima di rimettermi in viaggio. Abbastanza. Allora, 14 raggiunto. Conquistatore Tenak.
punto abilità. Oh, gli abbiamo puto. Il muro ci proteggerà. Certo, il muro è caduto. Titolo del video. Si gela con questa neve. Ma no, Aloy. Quando serviva una decisione, tu l'hai presa con te. Straniera. Chissà quante storie dai terreni di caccia avrai da raccontare. Sta attenta. Ah, ma sei tu la... Ok. Usarlo al meglio, devi usarlo al momento giusto. Tienilo pronto per il momento. La straniera ce l'ha mostrato. Dobbiamo unirci al culto. La straniera. Sto facendo un po' di cose qua che magari mi danno un po' di bella roba. Non ho... Torna la prossima volta che passi di qui. Non posso acquistare nulla. Va bene. Molto bene, ragazzi. Io direi che per oggi possa essere tutto. La prossima volta ripartiremo da qui. Io, come sempre, vi invito a lasciare un bel like, a commentare, condividere, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. E... alla prossima, ciao belli!